Ad agosto del 1943, alla Polizia di New York giunse una registrazione di una conversazione telefonica tra il boss mafioso Frank Costello e il candidato alla carica di giudice, in cui il primo prometteva al secondo un esito positivo della votazione. Nonostante lo scandalo pubblico, la promessa fu comunque mantenuta. Costello riuscì per oltre 20 anni a mantenere un'influenza quasi universale sul Partito Democratico di New York, riuscì a evitare una persecuzione penale per almeno 5 volte e nel mondo criminale si guadagnò il soprannome di primo ministro per il suo stile diplomatico di gestire l'organizzazione. Frank è stato il boss mafioso, che preferiva il gioco d'azzardo e il racket, evitando la droga e riducendo al minimo la violenza. Costello quasi riuscì a diventare un uomo d'affari legittimo. Frank Costello nacque il 22 febbraio del 1891 nella famiglia di papà Luigi e mamma Maria Castiglia. I suoi genitori vivevano in una piccola cittadina italiana chiamata Larapoli. Al momento della nascita di Francesco c'erano già cinque figli in famiglia. La madre lavorava come tessitrice e il papà, prima della nascita del sesto figlio, aveva già cambiato diverse professioni, essendo stato soldato, guardiacaccia e custode di vigneti. Tuttavia nessuno di questi lavori permetteva a Luigi di provvedere alla sua famiglia. Luigi considerò l'emigrazione come una via d'uscita da questa situazione e nel 1895 l'intera famiglia si trasferì a New York, stabilendosi nell'area che a quel tempo era chiamata Little Italy. Il trasferimento, come previsto, non portò le ricchezze sperate e la famiglia Castiglia continuò a lottare per la sopravvivenza. Sua madre prese in prestito denaro e aprì un piccolo negozio di alimentari, mentre suo padre lavorava come manovale nei cantieri. Gradualmente, Francesco iniziò a contribuire al bilancio familiare, ma in modo diverso dai suoi genitori. Dopo il trasferimento, Maria riuscì per un po' a tenere il figlio lontano dagli ambienti criminali, ma con l'avvicinarsi dell'adolescenza i suoi sforzi risultarono vani. All'età di 12 anni, Frank abbandonò la scuola e insieme al fratello maggiore Edward si immerse nel mondo del crimine di strada. Iniziarono con piccoli furti. Poi Frank fu notato da un'autorità locale, Ciro Terranova, e cominciò a raccogliere denaro dai commercianti locali per suo conto, ma fu arrestato nel 1908, per aver minacciato un commerciante di carbone. Un altro arresto di Frank avvenne nel 1912, quando fu accusato di rapina. In entrambi i casi il giovane italiano riuscì a farla franca, ma nel 1915, Costello fu condannato a un anno di carcere per possesso illegale di un'arma da fuoco. Dopo essere uscito di prigione nel 1916, Costello continuò a lavorare per Ciro Terranova e, nello stesso tempo, mise in atto il suo primo schema di gioco d'azzardo. Trovò un uomo d'affari ebreo di nome Henry Horowitz, che gestiva qualcosa simile alle moderne slot machine. Orovitz installava nei bar piccole scatole con dei fori da cui uscivano biglietti con il nome del premio. I premi erano oggetti poco costosi, come lamette da barba o cose simili. Costello investì 3.000 dollari nell'affare e aiutò a trovare nuovi punti dove installare queste macchine. Dopo un anno, Frank e il suo compare guadagnarono circa 100.000 dollari. Dopo, però, la polizia iniziò ad arrestare i proprietari di tali macchine, costringendo Costello e Orovitz a chiudere l'attività. Molto presto però il governo degli Stati Uniti introdusse la legge sul proibizionismo, permettendogli di guadagnare decine di volte di più. Il periodo del proibizionismo generò non solo migliaia di contrabbandieri, ma anche una corruzione diffusa che raggiungeva le più alte sfere del governo. Costello, tuttavia, all'inizio comprava alcol da grandi uomini d'affari come Remus e poi lo rivendeva ai bar. Ma per espandere il suo giro d'affari, Frank si rivolse a un grande gangster ebreo di nome Arnold Rothstein, proponendogli uno schema per stabilire una fornitura all'ingrosso di liquori a New York e chiedendogli un prestito per realizzare l'idea. Rothstein vide il potenziale in questa proposta e diede a Costello i soldi necessari. Frank iniziò subito a mettere in pratica la sua visione. C'erano due isole vicino al Canada chiamate Saint Pierre e Miquelon, sotto la giurisdizione della Francia. Dove l'alcol non era proibito. Costello visitò queste isole e concordò una fornitura all'ingrosso di bevande alcoliche. Il whisky veniva portato dall'Europa alle isole, poi i marinai locali lo trasportavano sulle coste di New York, ancorando fuori dalle acque territoriali. Successivamente, i contrabbandieri lo trasportavano a riva su piccole barche, caricandolo su camion e portandolo nei magazzini della città. Un'altra persona che aiutò Costello nel contrabbando di alcol fu Emmanuel Kessler, soprannominato Manny. Kessler, così come Rothstein, diede prestiti a Frank per acquistare camion e successivamente comprava all'ingrosso da Costello, che rivendeva poi ai bar. In pochi anni, Frank Costello guadagnò più di un milione di dollari. Nel 1922 aveva già concluso definitivamente gli affari con Rothstein e l'impresa di contrabbando di alcol cresceva a vista d'occhio. Nel 1923, quando Kessler fu incarcerato con l'accusa di aver preso illegalmente liquori dai magazzini del governo, Costello possedeva già una propria flotta, che includeva dozzine di piccole barche e grandi navi per consegnare merci dalle isole. In più, la maggior parte della guardia costiera era stata comprata e lavorava per lui. Solo un altro uomo a New York aveva una portata simile in questo metodo di contrabbando, William Vincent Dwyer, soprannominato Big Bill. Costello aveva solo due opzioni per gestire Dwyer, competere con lui o formare un'alleanza e prendere il controllo della maggior parte del mercato illegale del liquore all'ingrosso. Frank scelse la seconda opzione e, nei tre anni successivi di lavoro insieme, l'organizzazione aveva un giro d'affari compreso tra 120 e 180 milioni di dollari. Nel 1926 Costello e Dwyer furono arrestati con l'accusa di aver organizzato il contrabbando di alcolici e la successiva distribuzione. Big Bill fu processato per primo e condannato a due anni di carcere, mentre Costello riuscì a cavarsela vincendo un processo molto combattuto. In seguito, nonostante Frank continuasse a contrabbandare alcolici, non affrontò altre accuse legate al proibizionismo, e la condanna di Dwyer gli permise di diventare l'unico leader del commercio di liquori all'ingrosso a New York. Costello, pur essendo un semplice soldato della mafia, guadagnava quanto i boss delle bande italiane dell'epoca. Avendo lavorato fin da giovane con Ciro Terranova, fu a lungo un membro di spicco della famiglia Morello e poi soldato della famiglia Masseria, dove i suoi futuri amici furono Lachi Luciano, Adonis e Willy Moretti, oltre al suo futuro avversario Vito Genovese. Nonostante la sua appartenenza a queste famiglie, Frank cercava sempre di evitare il più possibile i conflitti in cui il suo capo era coinvolto. L'unico conflitto in cui fu coinvolto fu la guerra castellammarese, dove Costello era nella lista dei bersagli di Maranzano, per il suo sostegno a Luciano e per i tentativi di assassinio di Masseria e Maranzano. Nonostante ciò, alla fine della guerra castellammarese, questo non gli impedì di ottenere il ruolo di consigliere nella famiglia Luciano. Questo incarico fu ottenuto da Costello per tre motivi. Primo, aveva una buona relazione con Luciano. Secondo, portava più soldi alla famiglia di chiunque altro. Terzo, le sue connessioni politiche e la sua influenza sul Partito Democratico di New York erano già considerevoli a quel tempo e la sua influenza sul Partito Democratico continuò a crescere, così come il capitale accumulato grazie al commercio di alcolici. Dopo l'abolizione del proibizionismo, Frank passò da essere uno dei principali contrabbandieri a diventare un capo del gioco d'azzardo. Fu l'inizio di oltre 20 anni d'oro per Frank Costello. Negli anni venti, i contrabbandieri di alcolici, come i gangster, iniziarono a stringere alleanze vantaggiose con i politici, fornendo denaro i primi, e i secondi proteggevano i primi dalle leggi. Ed è proprio qui che si trova la chiave per comprendere come Costello acquisì una così grande influenza politica. Mentre la maggior parte dei capimafia lavorava con i politici in modo limitato, scambiandosi favori, Frank andò oltre. Tramite tangenti riuscì a farsi strada tra i leader guadagnandosi la loro fiducia e amicizia. Nel 1932 era già un membro attivo della sezione di West Side. A quel punto non si limitava a pagare tangenti, ma era riuscito a inserirsi nel sistema politico. Questa rete di controllo permise a Costello di diventare il vero capo dell'organizzazione politica più potente di New York. In poco più di dieci anni, era riuscito a inserirsi nei circoli più influenti della politica cittadina, assicurandosi che nessuna decisione importante potesse essere presa senza il suo parere. L'ascesa politica di Costello fu resa possibile dal proibizionismo e dall'enorme quantità di denaro che ne derivò. A differenza di altri boss, che continuarono a operare in settori illegali, Costello cercò di investire in attività legali, iniziando a gestire un'azienda di costruzioni. Aprì una compagnia di produzione di gelati e deteneva una quota in un'azienda con i diritti esclusivi di distribuzione di whisky scozzese. Inoltre, investì nell'apertura di club e ristoranti, tra cui il celebre Copacabana. Costello divenne boss della famiglia mafiosa nel 1937, dopo la fuga in Italia del suo predecessore, Vito Genovese, e l'incarcerazione di Charles Luciano. Tuttavia, non amava particolarmente il ruolo di capo preferiva concentrarsi sui suoi affari, evitando il traffico di droga e concentrandosi sul gioco d'azzardo e il racket. Frank riuscì a mantenere il controllo della sua famiglia mafiosa per 20 anni, guadagnando il sostegno di molti membri, grazie alla sua capacità di proteggere gli interessi economici del gruppo e sfruttare le sue connessioni politiche. Nel corso degli anni, Costello cercò di entrare nell'alta società, comprando una tenuta a Sands Point e un lussuoso attico a New York. Fece anche donazioni a opere di beneficenza, ma non riuscì mai a scrollarsi di dosso la reputazione di gangster. Negli anni 50 le sue fortune iniziarono a cambiare. Genovese, tornato dall'Italia, tentò di prendere il controllo della famiglia e commissionò un attentato contro Costello nel 1957, che fallì. Dopo l'attacco, Costello accettò di ritirarsi dalla posizione di capo in cambio della garanzia di essere risparmiato. Dopo aver lasciato il comando, Costello trascorse gli ultimi anni della sua vita in tranquillità, vivendo tra New York e la sua tenuta, godendosi i profitti dei suoi investimenti. Morì nel 1973, all'età di 83 anni, chiudendo una carriera criminale unica, costruita più su alleanze e parole che sulla violenza.